Anche lo spazio dell'AREX dell'ex AGIP sta arrivando finalmente a progetto definitivo. Siamo quasi pronti a presentare alla città quello che sarà il progetto che andremo rigenerare in quello spazio, partendo dal presupposto che allo studio di architettura al quale abbiamo dato mandato di progettazione abbiamo chiesto di riorganizzare tutto l'intero isolato, perché ricordiamo che quello è uno spazio frammentato di tante aree verdi, attraversamenti, ma soprattutto molto denso di quello che è un flusso di traffico importante e di una scuola dove invece i bambini, i pedoni hanno la necessità di raggiungerlo in sicurezza. Per cui inizialmente era un'area dove c'era un distributore, la bonifica dell'area si sta concludendo perché per metà febbraio ci verrà riconsegnata, dopodiché veramente potremo andare a realizzazione. Non sarà un parcheggio. Rispetto agli altri progetti, ricordiamo che quello è uno spazio dove inizialmente c'era un giardino razionalista, quindi che riproduceva un po' un pensiero anche legato al mondo della scuola. Ecco, noi abbiamo cercato di trovare la giusta sintesi tra quello che è la sostenibilità dei tempi nostri, quindi una forte attenzione ambientale, con quello che invece era un disegno originale, partendo dal presupposto che oggi non ci sono, ahimè, più carrozze e cavalli, ma tante auto. I bambini hanno la necessità, fortemente la scuola ci ha chiesto, di poter anche intervenire in quello spazio proprio per poterlo utilizzare. Per cui le migliorie sono affini anche a questo, un nuovo spazio pubblico per tutta la città.